Perché i capelli e il cuoio capelluto invecchiano? Quando parlo della pelle intendo il cuoio capelluto perché il cuoio capelluto è l'estensione della pelle del viso. Come tricologa, ogni volta che parlo della pelle intendo il cuoio capelluto. Detto questo, principalmente per le persone, tra parentesi, come si dice in Italia, di colore, intendo le persone nere, marrone, olivastre, non sopportano l'infiammazione. Anche perché sappiamo che per tutti quanti i capelli sono nutriti dai vasi sanguigni e dai capillari. Però quando i vasi sanguigni si comprimono, si dilatano e poi regolano la temperatura del corpo. È la ragione per la quale la pelle oppure il cuoio capelluto è rosso oppure cambia aspetto dopo gli esercizi. I vasi sanguigni alimentano i derma in ossigeno. Nello stesso tempo, gli stessi vasi sanguigni nutrono le cellule, rimuovono il diossido di carbonio e poi regolano la temperatura. Da sapere che non ci sono vasi sanguigni nell'epiderma. Questo significa che nello strato alto epidermide le cellule sono morte. Ed è molto importante saperlo perché i continui aggressivi esfoliazione, i costanti trattamenti chimici non controllati, l'uso eccessivo delle fonti di calore, fanno sì che per chi ha la pelle nera, marrone, olivastra, va a rimuovere le cellule epidermide vive. E crea l'infiammazione e rende la pelle o il cuoio capelluto molto sensibile. E nell'avanzare dell'età, il raccordo tra il derma e l'epidermide collassa ed è la ragione per la quale i capelli e il cuoio capelluto invecchiano.